I soldi per la ricostruzione ci sono? Sì, ci sono. Il problema oggi non sono le risorse, il problema è spendere le risorse che ci sono. Poi ce ne vorranno altre risorse, ma intanto spendiamo quelle che abbiamo. Annuncia nuovi provvedimenti a poco meno di un mese dalla nomina il commissario al sisma 2016 Giovanni Legnini, il quarto commissario, all'incontro con i prefetti di Macerata, Ascoli e Fermo in Piazza della Libertà. Un'atmosfera a tratti surreale, interviste a distanza di sicurezza e un calendario di incontri. Quello ad esempio nel pomeriggio a Camerino, saltati per l'altra emergenza, quella sanitaria del coronavirus. Dopo il ritiro delle ordinanze firmate dal precedente commissario Piero Farabollini, rimandate indietro dalla Corte dei Conti, Legnini annuncia nuovi provvedimenti per snellire l'iter delle pratiche. Attualmente su 45.000 edifici lesionati stimati nelle Marche ci sono 4.500 progetti in corso di valutazione, 2.500 decretati, 1.200 ultimati per quanto riguarda la ricostruzione privata, dice il responsabile USR Spuri. A questo ritmo, conferma Legnini, si presenteranno progetti per i prossimi 30 anni. Questo numero viene fuori dal rapporto tra il numero delle pratiche attese e quelle licenziate dagli uffici speciali nell'ultimo trimestre del 2019. È un dato matematico. Se continuiamo così andremo avanti moltissimo a lungo, il che non è possibile. Però con le misure che adotteremo nei prossimi giorni, appena possibile, considerando la situazione eccezionale che stiamo vivendo, io credo che saremo in grado di dire che quel ritmo cambierà significativamente. Alcuni dicono che il commissario non ha abbastanza poteri per dare davvero un'accelerata alla ricostruzione. Io non so se il commissario per la ricostruzione ha troppi poteri o pochi poteri. So per certo che alcuni dei poteri che oggi ha il commissario vanno esercitati con maggiore incisività e maggiore efficacia. Di questo sono sicuro, io questo farò. Il lavoro che ci attende, quello dei prossimi giorni, sul versante della semplificazione, forte semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata e di proposta al governo delle misure necessarie per ottenere uguale accelerazione nella ricostruzione pubblica, che questo lavoro lo si faccia nelle prossime settimane affinché tutto sia pronto per il dopo coronavirus, quando le attività delle persone e delle istituzioni torneranno ad essere svolte in condizioni di normalità.